Ciao a tutti amici di eximardor.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare la HyperX Cloud, un headset da gaming che è stato realizzato in collaborazione con Qpad. Infatti, come vedremo nel corso di questo unboxing, il design e il bundle è identico alle Qpad QH90 che abbiamo recensito alcuni mesi fa. Procediamo dunque all'unboxing della confezione. Tolto ovviamente il sigillo di plastica, possiamo accedere al contenuto della confezione. Un attimo di pazienza. Come sempre, questi sigilli sono messi in posizione alquanto. Ok, ce l'abbiamo fatta. Procediamo ad estrarre la confezione, che come vedremo una doppia confezione all'interno che riporta il brand, il logo HyperX. Scusate, una volta estratta, aperta la confezione, troviamo i ringraziamenti da parte della Kingston e del general manager della divisione gaming di Kingston. E all'interno troviamo finalmente le cuffie con il relativo bundle che adesso andremo a vedere. La cura per i dettagli e per il bundle è come sempre elevata, anche perché è lo stesso delle QH90 che abbiamo già recensito. Quindi le cloud si compongono di un sacchetto in tessuto microforato che ci permetterà di trasportare le cuffie quando vorremmo fare un viaggio. Troviamo un microfono con una spugna che ci permetterà di ridurre eventuali rumori esterni, di tipo completamente flessibile. Un cavo adattatore da 3,5 mm, sempre placcati in oro i connettori, che ci servirà per collegare le cuffie al computer. Un adattatore airplane che ci permetterà di utilizzare le cuffie nel caso noi stessimo viaggiando, quindi di utilizzarle sugli aerei. Un altro adattatore, sempre da 3,5 mm, che ci permetterà di collegare le cuffie direttamente al nostro smartphone, dotato di sempre di un connettore da 3,5 mm. Inoltre è dotata di un classico controller con il logo HyperX. È dotata inoltre di un comodo bottone che ci permetterà di attivare e disattivare il microfono, alzare e ridurre il volume e oppure sfruttare la funzione attiva disattiva microfono tramite questo pratico switch. Ovviamente i connettori sono anche questi placcati in oro e sempre da 3,5 mm. Inoltre il cavo è rivestito in treccia di tessuto, il che ci permetterà di evitare eventuali grovigli di cavi quando riporremo le cuffie. Ed eccoci qui finalmente alle cuffie. Possiamo subito notare che sono disponibili nel bundle due air caps di ricambio che sono più in tessuto, quindi più ideali per un periodo invernale, che ci manterranno caldi le nostre orecchie. Le cuffie, eccole qui come si presentano. Hanno lo stesso design delle QH90 della Qpad, infatti sono soltanto un modello rebrandizzato per Kingston. Sui lati, cioè i padiglioni esterni, scusate, troviamo il logo della HyperX, come possiamo vedere, ed il corpo è in alluminio. Anche il corpo metallico che sostiene anche la headband è realizzato in alluminio. La headband inoltre è dotata di una serigrafia cucita HyperX e ha una finitura nera e rossa. I
padiglioni sono da 53 mm e sono di tipo chiuso, oltre che sono dotati di un comodo rivestimento in memory foam che ci permetterà di mantenere la forma del nostro orecchio quando le utilizzeremo. Che altro dire? Le cuffie sono come sempre molto belle, hanno lo stesso design delle QH90 che abbiamo già recensito precedentemente e per ulteriori informazioni e per la recensione scritta vi rimandiamo sul nostro sito www.xtmhardware.com. Un saluto a tutto lo staff.